che oggi abbiamo l'onore di Antonio per il nostro bellissimo Chuck di Pronti Via. Quindi Antonio, che ti sei allenato? Andiamo un po', allora. Chuck, pronti? Via! Bravo! Oh, una volta tanto! Pronti? Via! Benvenuti cari amiche e amici qui di Pronti Via, la concessionaria Auto Roma di Giussano, insieme al nostro Antonio Eligio, i mitici Arturo e Patrizio Cantù. Siamo ovviamente caldi caldi dalla recente Formula 1 di Spa. Come ti freddo, Arturo? Lui è un uomo che dà sangue freddo. Dai, che ti ho messo anche due belle lampados che ti scaldano in questo momento. Verstappen, ma interessa poco perché c'è la sfida lì. Va a vincere la 52esima della carriera. Dopo il Gran Premio di ieri del GP del Brasile a Interlagos, dove abbiamo visto in pole position Max Verstappen, che proprio è inavvicinabile, seguito da Norris e da Alonso, dopo un super duello con Perez. Ma dobbiamo fare qualche passettino indietro e parlare magari del pronti via che non ha fatto Charles Leclerc. Partiamo subito con questa patata tra virgolette bollente. Cosa è successo? Ma... problema tecnico. Guardate, già solamente vedere Arturo Merzario, capite? Arturo ha il cappello nero. Perché il cappello nero? Sono amareggiato. In zona funerea, si può dire? Cioè, un'area. Un'area funerea, perché lo dico con col cuore che ormai si trova in piedi. Non è possibile. Non è possibile che anche questa volta, perché dico anche, perché purtroppo troppo spesso sono ripetuti queste cose. Si ripetono determinate situazioni che veramente guarda. Sì, è la prima volta che ti vedo col cappello nero, Arturio. Allora non hai capito nulla, appena detto è lutto, sono in aria. È in lutto per la Ferrari, ha ragione, no, perché la grande appassionata ex pilota. Al di là di tutto, dopo uno quando deve dire le verità magari sono scomode perché sembrerebbe non pro Ferrari, ma in tutto il mondo tutti, nessuno escluso, un zic, te lo dico in milanese, un zic, un pezzettino, in tutte le squadre c'è nel loro cuore un pizzico di cavallino. Certo. Non poteva essere di meno, da meno, però per l'ennesima volta, una volta, perché mi sembra di essere ai miei tempi quando correvo con Emo, ma è coincidenza, adesso, sfortuna, lasci terminare, un po' di tutto. Quando correvo con Emo, lo dico così, tanto per essere, per dare il senso a quello che sto per dire. Si era in testa, è successo, passava un passo per aria, faceva la pipì, c'entrava l'occhio di Emo e ci si ritirava. Questo era il massimo della sfiga di Chris in tutte. Guarda che lui non è mai diventato campione del mondo, ma lui ne avrebbe meritate come Hamilton, 6-7. Credetemi, andate a leggere la storia, non la Formula 1 negli ultimi anni che sono giocattolini. No, è vero, Chris Emon era stato il massimo della sport 1. Ha detto anche di tutti, i forieri, i giornali con cui ci ha lavorato. Tutto il mondo. Inizia a crederci un pochino anche Justin Keck di questa sfortuna, perché ha detto quasi quasi devo andare a Lund. C'è da dire che Chris non è finito la gara. Ecco qua. Però vedi, la differenza tra Chris Arthur, perché il suo vero nome era Arthur, c'è una grossa sostanziale differenza da Charles Leclerc a Chris Emon, che Chris Emon si è guadagnato i galloni strada facendo, arrivando da lontano a Nuova Zelanda. Leclerc l'ha fatto divenire campione ancora prima di dimostrarlo, e questa è stata la sua sfortuna e continuerà a essere la sua sfortuna. Purtroppo datemi il torto, analizzate i 3 anni che ha passato in Ferrari. Poi tu lo senti nelle interviste, il post prove, l'ante gara piuttosto che il pre gara, e sì, dobbiamo lavorare, abbiamo qui, cioè mi sembra il Reutemann della situazione, che era il gaucho triste, lui con parole migliori, però lui è triste perché la responsabilità è sempre di tutti. No, la verità, io personalmente, per amore del cielo, lo reputo un ragazzo troppo buono, troppo gentile. Certo, ma non c'entra con il lavoro. Troppo istruito rispetto a tanti altri, e quindi soprattutto veramente una persona, un animo fin troppo buono per la Formula 1 attuale. Non ha fatto tante cose.
quella l'ha fatta anche il Formula 2, Formula 3, cioè sì, ma fatto, però... con, la finanzia... con i finanziatori alle spalle, cioè, altri tempi, altri periodi, altre cose, però diciamo tra tutti quelli che sono adesso io non lo reputo una persona che non possa vincere il mondiale. Il problema è che ha vinto delle gare, però purtroppo adesso lo stanno un po' distruggendo, perché poi dopo devo dire che così la vita. Psichicamente è uno che continua ad avere o sfortune o non sfortune o rotture stupide o che, cioè effettivamente. Ma andiamo proprio al fatto. Si scusa, devo precisare una cosa, perdonami, non si dovrebbe mai interrompere, ma però ti devo interrompere. Tu vedi fortuna, sfortuna, abiti, io te l'ho anticipato. Mi sembra di essere tornati alla mia epoca quando Carlos Reutemann, credetemi, che è stato uno dei più veloci piloti, non solo nella Formula 2, quando l'ho conosciuto io negli anni 70, con le Sport Prototipi, però lui questo, sempre questa lamentela, sempre, sì, l'ha portato a tirarsi addosso. Non il bene, il volersi far bene dai meccanici, perché allora i meccanici contavano molto, non come adesso che dal muretto via radio ti dicono quando devi soffiarti il naso per non andare oltre. Capito? Diciamo che l'apoteosi Reutemann l'ha avuto in Williams. Sì. In Williams l'hanno veramente massacrato. Comunque ritorniamo a quello che diceva giustamente. In Ferrari si è automassacrato. Sì, vabbè, d'accordo. Però in Williams veramente ne ha fatti tutti i colori. Di ogni. Comunque ritornando a quello che diceva giustamente. Scusa, devo aprire un'altra parentesi. Dimmi. Perché io c'ero all'epoca. Guarda, Frank, che posso dire magari che ho contribuito a crearlo, nel vero senso. Una mano gliel'hai data, forse più di una mano. Frank era arrivato al punto che quando Clay vinse il primo Gran Premio dell'epoca Williams Dana Rosa, sì, che ha vinto a Silverstone, Frank invece di gioire era incazzato nero perché non aveva vinto Alan Jones, non aveva vinto un anglosassone, ragazzi, era anticinese, mamma mia, qua mi fermo. Allora, ritornando a quello che è successo purtroppo al povero Leclerc al primo giro, devo dire che francamente non c'è parola, perché la Ferrari giustamente un po' sfortuna, un po' secondo me hanno delle situazioni che ormai gli capitano però un po' troppo spesse. Piccole stupidaggini, piccole cose che però poi dopo creano delle problematiche enormi. Ecco, se ti si ferma un motore, e siccome l'hanno anche loro stessi hanno accettato, non gli hanno detto specificatamente la Ferrari, come sta ancora una volta, non ha ancora capito secondo me esattamente, oppure in parte ha capito, ma in parte non lo vuole dire che quello gli è successo. La verità è che giustamente per uno spegnimento di motore. Inopportuno, che è capitato durante un curvone, la curva piena eccetera eccetera, che gli ha a gomme fredde, cioè, gli ha causato un problema enorme e il povero Leclerc si è trovato con una macchina inguidabile senza sterzo e col problema del motore bloccato. In più ha tentato di dire qualche cosa, guai, perché tutti subito durante un'intervista gli hanno detto non sì, si può dire, cioè, quindi l'hanno anche bloccato, certo, per raccontare, certo, che effettivamente cosa è successo. Pare che effettivamente gli sia successo una cosa di questo genere, che ha generato, lui l'ha chiamato idraulico, perché probabilmente una delle cose che si è smesso di funzionare era l'idraulica relativa a quella che era la parte del retrotreno, cioè l'asse posteriore, il cambio. Sì, ma l'idraulica, perdonami, è controllato dall'elettronica. No. Infatti stavo arrivando a quello. E quindi cioè probabilmente anche lì, però non si capisce bene, perché se non me lo dicono loro, francamente no. Poi le macchine moderne sono estremamente complicate che non potrai mai capire, per dire, esatto, il vero guasto, sì. L'unico guasto che negli ultimi anni si è verificato vero, come era la norma nella mia epoca, quando si ruppe il braccetto o anteriore, posteriore, superiore o inferiore al Gran Premio scorso, che è andato a muro, ma sì, ha girato a destra, però è andato, esatto, a sinistra. È andato la Aschia, ha perso l'Aschia, praticamente si è rotto il braccetto. No, non probabilmente, no, si è visto, si è rotto, inutile dire il controllo dell'elettronica. Quindi cioè, si è avuta la classica rottura meccanica quando all'epoca ci si faceva molto male o magari ancora peggio. Invece adesso con le nuove normative, le nuove misure di sicurezza, fin troppo esagerate,
fortunatamente il ma infatti l'elettronica che controlla tutto giustamente, e il buon Leclerc l'ha detto subito, e forse poi si è mangiato la lingua perché l'aveva detto, si è acceso un flash, cioè praticamente quando ci si blocca il differenziale posteriore, e quindi si blocca anche il motore, perché per evitare la rottura, no? Per evitare che magari il motore subisca dei danni ulteriori, pieghi una valvola, questo genere, ovviamente hanno certo. completamente bloccato. Allora qui ma vedi anche qua e io continuo a infigare con te. Anche in questo caso le nuove normative che ti limitano a utilizzare X numero di motori per la stagione, ti costringe anche dopo a subire queste cose. Ma anche volendo, anche qui non ci sono più i muletti. Con quello che spendono. Infatti lui sperava di ritornare dentro. No, dopo che è successo l'altro incidente, hanno pensato e ha detto, ma scusa, ho rotto solo questo, perché poi a fin fine, quando poi ho cercato e ho fatto riassettare, perché lì l'avranno riassettato, sì, il problema, la macchina è di moto, no? E quindi come tale, e anche lì però io non accetto che ci siano ex piloti, ma non lui, sto dicendo ex piloti che ho sentito di ecco, li ho sentiti di tutti i colori, gente che non è capace, scusatemi, ma non è capace assolutamente di capire effettivamente, che all'epoca magari andavano forte, ma di meccanica non capivano nulla, hai capito? Infatti è peggio. Ecco, e allora a questo punto però criticano, cioè dici cazzo è impossibile che se si rompe una cosa poi dopo tu vai lì in giro la chiamano schiaccia un bottone, la macchina va in moto e vabbè, cambiamo. Certo. Questo secondo me è la stupidità di questi regolamenti e purtroppo anche di seguito, devo dire, scusatemi, ma allora, le persone di un certo età, grazie, nati ieri, che forse hanno partecipato, che più e chi meno, attivamente a quelle che capiscono certe cose che possono capitare. Altre dall'ultima generazione, scusate, dopo te la dico ma non sono affatto d'accordo con l'ultima generazione. Per me l'ultima generazione è estremamente ignorante. Non so se avete visto che c'è stato anche il Piastri e Ricciardo che comunque sono stati... Paolo Ricciardo, guarda Paolo Ricciardo. Esatto, ha volato la gomma addirittura sul collo. È stato bravo. Oh, è andato di uso. Ha guadagnato un giro Ricciardo, perché alla fine è arrivato a 12esimo, però praticamente sdoppiato. Ma se aveva... Se aveva la macchina a posto era ancora come la gara sport, dentro nei primi 10. Comunque questo secondo me è stato il primo round, poi ce ne sono stati degli altri. Ma sai che a proposito di personaggi più o meno noti, in questo caso mezzo noto, che ieri sera era ospite a su Sky, credo abbia l'abilità di farlo attore o qualcosa del genere. Primo si è dichiarato pilota, ragazzo, pilota, tutta un'altra cosa. Secondo, che ante gara, nel commento che ha fatto Davide e la Federica, ha espresso delle sue opinioni da grandeur, da pilota, navigato, ma dove? Ma devi stare attento. Che questo pilota? Che si chiama, che è molto in basso, si chiama Basso, credo, di cognome. Una roba del genere. Ma stanno rovinando anche questa trasmissione adesso, invitando eventualmente dei personaggi che sono magari all'apice della loro carriera, bisogna vedere. Ma torniamo pronti via. Pronti via questo. Oh, che ti pianto qui, vado. No problemi. Si vieta, non è mattina. No, ce n'è per tutti. Oggi proprio proprio nero l'Arturio. Io vorrei tornare ancora un attimo sulla pista di Interlagos, perché tu Patrizio, sicuramente anche tu Arturo la conoscete molto bene. Io l'ho inaugurata nel 1971 la vera pista di Interlagos, poi dopo come tutte le piste mondiali le hanno rovinate, non le hanno cambiate. No, sono arrivato dopo, ma però comunque è rimasto pressoché uguale, almeno la pista, poi tutto il resto. Beh, il curvone dopo i box, adesso c'è un palla gigante, sì, una volta era guarda. Provo a chiedere tanti. Davvero sullo stomaco? Voi, entro anche di peggio. Era un po' come quello che c'era in Messico, la famosa Peralta che c'era in Messico. Era una curva che se non la facevi in pieno, dove c'è addirittura Senna si è ribaltato. Bravo! Cioè, quindi figurati te, c'era una curva che veramente dovevi avere
doppi prima. Comunque. Bello, in senso antiorario, con tutti questi up and down. Comunque già adesso. Bello, comunque, questo è bellissimo. Comunque anche questa non. Però hanno gli spazi. Però è molto bella, è molto corta. Avete visto che in effetti è una pista che essendo corta, è tutto sommato, però è veloce, no? Nel senso che anche le vetture, eccetera, eccetera, i distacchi adesso sono stati molto meno rispetto alla, alla solita Red Bull, sono stati, avete visto sia nelle prove che in gara, cioè, più contenuti, no? Quindi, però sempre imprendibili, Sì, anche ma, Norris. Però sei arrivato a 5 secondi, ragazzi, non è che è arrivato a 20 o 30 come l'altra gara, qui non siamo a spa che ti danno un giro e mezzo, cioè, quindi tutto sommato. Però allora, il problema è che questi regolamenti di queste vetture sono troppo complicati e sono talmente sensibili che veramente basta un millimetro, due millimetri di differenza negli assetti, nelle cose. Un millimetro di fondo. Può significare 5 decimi o meglio o peggio. Ecco, come quelli che hanno detto, ah, Aston Martin, che Berinati ci ha messo 7 gare. E vabbè, la Aston Martin e la McLaren quanto ce la mettono all'inizio? Stanno difendendo bene. Ma anche lì, perché anche lì, giustamente, e lì devo dire, bravo Stella, che ho sentito una sua intervista recentemente, che ha spiegato effettivamente cosa ci vuole purtroppo per far funzionare queste benedette macchine, per arrivare o cercare di modificare, avere le prestazioni, per cercare di emulare quello che è riuscito a fare la Red Bull. E ci vuole del tempo e ci vuole un sacco di soldi, perché bisogna provare, non puoi più provare, quindi devi lavorare. Anche questo non lo capisco. Devi lavorare tremendamente in quello che sono simulatore, scusate, e quindi come tale c'è, cioè, evidentemente anche lì sono ore di costi. No, ma pensa. E poi certo. Pezzi. Vedi Patrizio, la parola risparmiare mi sta bene, sì. La parola di non essere spendaccioni, perché dopo cosa succedeva? Le grandi squadre potevano fare, sì. Le piccole no. A fronte di tutto ciò, quello che non possono spendere, diciamo, nelle prove, nei test, nelle modifiche, eccetera, eccetera, quelle spendono per i paddock dove c'hai dietro la tenda, che non è più una tenda, ma è un palazzo prefabbricato. Aspetta, ma che non è che ne hanno uno che gira tutta la stagione, no. Ne hanno tre o quattro, perché... Io non sono, sei. Non li ho mai ecco, visti. Io tengo tre o quattro. Gli ospitality per la Formula 1 sono sei. I grossi team hanno sei. Che sono palazzi che a erigerli e a smontarli costano 10 volte più che andare a fare una settimana di test, capito? E se questo è l'assurdo. Però da quando è in mano gli americani funziona così, perché è un grande circo, come l'aveva già definito Bernie a sua epoca. Il confronto Bernie. Adesso era nessuno, era un cuoretto. Detto, che sembrava già il che sembrava già fuori di riga, hai capito? No, vabbè. Non ci siamo. Ma arriviamo al duello Perez Alonso, che comunque è attaccati tutti al televisore fino all'arrivo praticamente. Meraviglioso, inconcepibile al giorno d'oggi, molto indie, perché attenzione, sembrate di vedere una vittoria di Indianapolis, dove spesso e volentieri, e questo ha fatto impazzire i media, gli americani, perché giustamente arrivare a 53 millesimi, cioè in volata, per mezza ruota è una roba vicinissima. Che in quel caso, sai che su un regolamento dall'epoca, se fosse stato il photo finish come una volta i cavalli, sì. Che nei cavalli contava il naso, nelle automobili non è la lunghezza del musetto, no. È il mozzo anteriore, l'asse. Metà dell'asse per cui il muso poteva ipoteticamente essere davanti a me e invece vincere io, invece perché il mio mozzo, essendo la macchina più corta, era davanti a me. Infatti così. Si vede dalla foto, che la foto lo vedi esattamente. 57 millesimi e nemmeno un batter di ciglio, attenzione, prodotto in misura. Ma infatti secondo me sono stati bravi a entrare. Però, infatti, ovviamente, sono anche abbracciati. Ma in effetti è ovvio. Credo che al di là della rivalità si sono al limite dei regolamenti del bon ton, chiamiamolo automobilistico, si sono comportati, però è prevalso a me Alonso, onestamente, lo sapete, non è che mi è sempre sia stato simpatico, però qui la sua esperienza, il suo mestiere,
chi ha sotto il ciappetto, che le macchine come sciare, è venuto fuori. Funziona dal fondo schiena, è uscito, e per, devo dire che ha subito la sconfitta, però l'ha subita nell'onore del vero bene, sì. Non ha incappato in esaltazioni messicane come lui è abituato, vi dico la verità, per cui è arrivato bene. Ti dico la verità, quando l'ho visto anch'io girare, sì, no, girare in quel modo lì, non avrei scommesso un gol. Questi due qua, guarda che adesso andiamo a punti, sì, perché questi due qua si buttano fuori. Sì, una bella sportellata, invece no, giocato sportivamente. No, ma infatti dico la verità, c'è stato bravi, un attimo in fondo alla discesa dopo, dopo la gigante, che insomma è lì e prevalso il mestiere. Più che la macchina, perché sì, comunque no, penso, la stessa macchina di Verstappen. Sono più bravi, ma ti dirò di più. È stato anche molto, devo dire, pur facendo al massimo, usando al massimo le tattiche e le furbizie del mestiere, sono stati corretti, sì. Perché ad esempio Alonso, all'ultimo quando l'ha sorpassato, avrebbe potuto fare, lui te lo dice, sì, un colpettino di freno. Basta, era già rovinato. Ma era già rovinato, aveva, perdeva... Invece ha rischiato, eh. Ha rischiato, eh. Cioè, invece no, è stato bravissimo. Devo dire, ha prevalso quello, la testa. Sì, ma perché lui ha concentrato, adesso ti parlo, sì, da pilota su quella pista, lì, proprio su quella pista. Anche se la curva antecedente ha il curvone che poi fa l'avvallamento per il traguardo, Alonso ha fatto il suo calcolo che se riusciva a uscire con, dico un numero, 70 metri di vantaggio piuttosto che 68, 2 metri, avrebbe tagliato il traguardo prima di Perez, nonostante avesse la scia eccetera eccetera. Infatti così fu, per cui doppio chapeau a Alonso. Dove è partito? Sentiamo, detto da Arturo, è anche triplo chapeau, eh? No, ma voglio dire, sentiamo anche un po' più della tecnica, e tutto è stato perché lui è stato molto bravo nel giro a guadagnare, dove perdeva in certi punti, sì, e guadagnava con il famoso discorso della ricarica del motore elettrico, che è quello che effettivamente poi gli dà il coro, e lo sfruttava al meglio, è stato molto capace a sfruttarlo al meglio, perché si è tenuto dietro 8 giri, ragazzi. Ah, caspita. Cioè tirati come pochi, e però è riuscito a tenerseli dietro, e avete visto che l'ultima parte, e tu metti una parentesi, perché la parte migliore dell'ultima curva, la linea migliore, ideale, la faceva perdere. Ma lui è stato molto più bravo a stare tutto all'esterno e lasciare scorrere la vettura il più possibile. E in più cosa faceva? Evitava la scia. Si toglieva la scia a Perez, e quindi ha guadagnato veramente quelle... È mestiere. È mestiere, capito? Quella roba che... Quindi c'è, è un po' come quelli che corrono in bicicletta quando fanno, sì, i Vigorelli. I Vigorelli che facevano le cose. Bravo. Lì sono stati uguali, lui è stato bravo. Bravo. Indiscutibile, Chapeau. Max Verstappen. Ormai è così. Vi ricorda qualcuno? No, a me non mi ricorda nessuno per adesso. Nessuno? No, anche perché ti spiego. Tieni presente una cosa, Verstappen ha fatto il doppio, il triplo dei Gran Premi di quelli che tutti i nostri comprendono una volta. Cioè lui non ha mai fatto 25 Gran Premi in un anno. No, io ne ho fatti 87 in Desan. Cioè, capisci? Perché le gare erano quelle. Erano quelle. Però per onore del vero noi facciamo 10 Gran Premi di Formula 1, 10 Gran Premi di Sport Prototipi. Sì, 10, certo. E poi diventavano 20 perché si faceva una mancia sabato, non è, di campionato europeo, sia di Formula 2 piuttosto che di Sport. Cioè, anche lui. Le gare in salita, Poi si andava a fare la temporada sudamericana, poi si andava a fare la Tasmania Cup in Nuova Zelanda, e dei risumi, eccetera, eccetera, capito? No, non è che stavamo fermi. No. E il vostro ricordo del Brasile invece? Il nostro migliore del Brasile, ti dico la verità, quando sono andato in Brasile gli anni che erano lui, all'inizio addirittura, però c'erano le baraccopoli. C'era la vera povertà. Cioè c'erano quell'aceto straricco, non c'era aceto meno. O stra di più ricco. E come si vivevano lì le corse, l'autodromo, la blindati. Perché guarda che ti rubavano tutto. All'ingresso e all'uscita, tutto. Devi stare attento a come ti muovevi. A prescindere che quando noi si partiva
dall'hotel Hilton, che era sotto il grattacielo Italia, in centro San Paolo, per arrivare a Interlagos, era come, non so, partire da Milano, non andare a Monza, ma andare a Begon de Jura, per dire. Sì, è vero. Era un viaggio, aspetta, non è finita, stradina un po' più larga della mulattiera, e non gliene fregava niente se sulla macchina c'era un pilota che doveva partecipare, facevi la coda come tutti, ti mettevi dietro, per cui per poter fare il warm up alle 9 del mattino ci si alzava alle 4:30. Io di te, no, che, non c'eravamo, poi... noi non avevamo l'elicottero, no. L'autista, il chef, no. Ma... E per quale corso tu, scusa, l'Interlagos? L'Interlagos ho iniziato con la temporada sudamericana con una Tecno Formula 2, che lì proprio questo curvone che adesso ha fatto la Gicam, allora, già le gare precedenti, durante la stagione una volta ho perso una ruota e sono finito nel fiume, fortunatamente se la fermi niente, a Hockenheim dove è morto Depailler mi si è guastato lo sterzo e mi sono ritirato prima ancora di cominciare, a Vallelunga nelle prove ho fatto un volo dopo la S in discesa, ma non che adesso c'è gli spazi, io sono arrivato ai Cimini saltando, ecco, cioè, sempre con la fortuna perché il mio angelo custode mi ha sempre avuto bene, fino ad arrivare alla temporada, adesso ti racconto, la temporada sudamericana nel 71 e dopo di quelle prove lì al curvone che ebbi l'ennesimo guasto alla vettura, decisi di non correre. E allora se, essendo libero, e lì conobbi Frank Williams, perché lui aveva una macchina libera, era una March Formula 2 che gestiva, e mi chiese se ero disposto a correre con la sua macchina alla prossima gara che era Tarumã Porto Alegre in Brasile, che io riuscii ad arrivare anche sesto, davanti ci fu Peterson, Gramillo, Fittipaldi, due fratelli, eccetera, eccetera, per cui per Frank è già stato fatto un salto di qualità enorme. Però purtroppo non ho potuto proseguire la temporada perché in quell'occasione Salvati, l'amico Salvati che debuttava con Formula 2, e pensava di superare, io ero in scia a Emerson Fittipaldi, c'era un curvone tipo Interlagos a Tarumã, lui con la scia c'era, perché era un po' in salita, poi scollinava, esattamente come Interlagos, pensava di con la scia di passarci tutte e due, sì, ci ha passato, però purtroppo il giro dopo l'abbiamo incastrato sotto il guadagno e io ho dovuto la salma, ho dovuto farmi carico di tutto perché all'epoca non c'erano tutte queste facilitazioni e non ti nascondo che per portare a casa con un aereo di linea da Viracopos, che era l'aeroporto internazionale di San Paolo, non quella città, era come dire Linate Malpensa, con depositi cauzionali che a me se mi girava il gambe all'aria non è che se non uscivano i soldi, noi andavamo lì a correre tutti perché all'epoca prendevamo un sacco, noi prendevamo $100 al giorno per correre, per l'ingaggio, e se non partivi non prendevi niente perché all'epoca tutta la squadra uguale, per cui adesso ci sarebbe da parlare ore, ma per farti capire il succo, e fu purtroppo quell'anno lì per me è stato disastroso perché all'inizio dell'anno portai a casa sempre con la linea di via l'amico Ignazio Giunti che morì con la macchina con me in Buenos Aires e a fine anno con Salvati con la Formula 2, per cui vedi che il 1971 per me è stato un'annata nera, un po' drammatica. Nera. E invece tu che ricordo hai del Brasile? Ma te l'ho detto, la Brasile, pensione. Io questo ricordo che mi sembrava di correre veramente tra le favelas, certo. Quindi, e soprattutto in Brasile dove stare attenti che la temperatura e il tempo, perché quando ad esempio l'altro giorno è diventato tutto nero, erano giù degli acquazzoni pazzeschi, bombe, come le bombe d'acqua viene adesso, e effettivamente lì era drammatico perché anche solamente girare in città era un disastro, cioè veramente non riuscivi, però le bombe d'acqua era classico normale, questo è, poi dopo chiaramente, beh, poi devo dire che tutto, quando sono andato dopo in Brasile
non abbiamo corso solo a Interlagos, io ho corso anche praticamente a Rio, già a Rio, Caracaguá, quindi era già completamente diverso. Anche se la pista era più pericolosa quasi, già a Caracaguá era tenuta male, i francesi ne hanno pagato le spese, poi Strife, eccetera, eccetera, l'incidente lì proprio sono stato costato purtroppo anch'io. Su dritto oltretutto, Sì, ma semidritto. Semidritto. Ma lì c'è stata una come si dice? Ha ceduto qualcosa. No. Ha messo due ruote fuori. Sull'erba. È volato e soprattutto non l'ha tenuto a rollare. Non l'ha tenuto a rollare, bisogna. Di rollare non è una storia. Purtroppo la storia raccontata. Quante cose che escono fuori. Lì, purtroppo eravamo lì proprio perché siamo stati lì. A Rio, siccome di solito era la prima gara dell'anno, è lo stesso. No, la seconda, prima c'era l'Argentina. Ma non tutte. Non tutte. Alla mia epoca. Alla tua epoca. Non tutta, la nostra si epoca faceva, Rio. Si faceva Buenos Aires, Brasile, Sudafrica. Noi eravamo l'incontrario. Long Beach? Noi avevamo l'incontrario, il primo anno nell'88 e nell'89 avevamo l'incontrario. Il primo anno abbiamo fatto, poi dopo siamo andati invece a San Paolo. Però devo dire, a Rio ad esempio, noi siamo andati giù una settimana prima. Sì. Una settimana prima. E quando abbiamo debuttato in Formula 1? Quella dall'anno, siccome non avevamo la vettura omologata, cioè avevamo la vettura omologata, ma non avevamo ancora la vettura pronta per essere una Formula 1, abbiamo modificato una Formula 3000 dall'anno e l'abbiamo però modificata poi col crash test, gli alettoni, tutto fatto in a regola, ok, tranne una cosa, il motore era un Formula 3000, non era un 3005. Era un 3000 e in più avevamo il serbatoio del 3000 piccolo. Perché non avevamo potuto utilizzare una scocca completamente. Risultato, sapevamo benissimo che se anche ci fossimo qualificati non saremmo mai arrivati alla fine della gara. Però siamo andati giù per testare i cambi che avevamo ammortizzato, cioè, e quindi cioè, siamo stati giù una settimana, quindi voi ben capire, una settimana a Rio. Che ragazzi che erano tutti giovani, tutti altri però molto. Copacabana erano tutta un'altra cosa. Non conoscono, sono messi. Altri periodi, quindi altri periodi, altre cose. Però adesso giustamente è cambiato tante cose. Però secondo me è sempre stato un bellissimo Gran Premio. Poi adesso la gente che c'è, eccetera, eccetera, è molto bello. C'è da dire anche che alcuni piloti erano addirittura. Il buon Ayrton era brasiliano, ma non era nato. Era nato nell'area ma non la sapevo non parlo. Mentre Barrichello abitava fuori del circuito. No, solo casetta lì, la Maricopoli. Era nato lì, quindi all'epoca c'era una serie di seguaci, eccetera, eccetera, di fans allucinanti. Facciamo un salto perché adesso si spostano tutti a Las Vegas. Lì c'era chi azzarderà di più. No, è una battuta. No, allora Las Vegas secondo me è uno dei circuiti assurdi, perché come vedete. Rama, come mi auguro che non facciano tutto lo show che hanno fatto l'anno prima dall'altra parte, perché per me non faranno di più. Sì, drammatico. Siamo in America, all'ennesima potenza lì, sì. Fanno lo spettacolo proprio. Nella città del divertimento in assoluto, non solo a giocare, anche se a Las Vegas noi abbiamo anche dei buoni ricordi, perché quando vinse Alboreto con la Tierra, che eravamo. Si correva, correvano praticamente, però eravamo tutti coinvolti in un parcheggio. Ragazzi, sembrava di essere alla Malpensa, più grande ovviamente, ma un parcheggio, ragazzi, con tutte le cose, con la chicane, una roba assurda. Dietro la Cedar Palace, che era l'hotel megalattico che pagava. Sai che c'è un quartiere? Hanno riprodotto Bellagio, sia Villa Cervelloni, il lago, il Fronte Lago, Venezia, Venice, la pasticceria, le follie. Hanno preso molto, ma non hanno riprodotto l'autodromo di Monza? Non che c'era? Perché non gli pagava niente. Perché volevo farglielo pagare, giustamente. Scusate, dobbiamo aspettare anche la MotoGP che si svolgerà in Malesia. La domenica prossima. C'è stato qualche risvolto su Marquez? I risvolti su Marquez continuano ad arrivare da voci, non voci, di questo genere. E la verità dove sta? La verità, la vediamo tra un po'. La verità è che prima non volevano farlo provare subito a Valencia al termine del campionato come al solito.
avrebbe dovuto provare la cosa, poi non volevano farlo provare, adesso invece gli hanno detto di sì. Comunque si deciderà Valencia. Sì, no, quello sicuro, ma salterà, si è già deciso. L'unico problema è che proverà questa benedetta Ducati, però in un'intervista da linea si è fatto scappare una cosa, che non sa ancora quale moto darà a Marquez. E questo l'hanno già stabilito. Hanno già stabilito. Quindi, punto interrogativo, perché questo è importante? Perché l'anno prossimo, alla fine del 2024, scadono tutti i contratti di Bagnaia, di tanti altri piloti, eccetera. Tutti eccetera. In gioco, quindi. E quindi si rimescola tutto un'altra volta. Ecco, l'unica cosa interessante che è uscita di notizia, al di là di queste problematiche gossip e compagnia cantante, è che hanno deciso finalmente di cambiare la cilindrata alle MotoGP dal 2020. Purtroppo 25, no, di più, sono andati a 26. Comunque hanno deciso di cambiare e di togliere praticamente, e questo l'ha, devo dire, sponsorizzato principalmente da Ducati, passare da 1000 a 850. Questo, devo dire, è stato finalmente una... Che è già troppo. Sì, che è già troppo, ma però se non altro è stata una mossa, un passo abbastanza intelligente per quanto riguarda la sicurezza, perché queste moto tra un po' vanno a 400 all'ora, quindi che senso, ma... Guarda che non è... legati poi. No, ma la tecnologia non è errata, volano, due alette. Esatto, ma poi un'altra follia è che a 400 all'ora la maggior parte dei circuiti diventano inesattivi, obsoleti, e quindi hanno capito che effettivamente stanno andando non sono adeguati alle moto che ci sono adesso. No, ma perdonami, la mia idea, la mia opinione è che una motocicletta deve, con tutte le sue validità nuove, deve rimanere motocicletta in un limite di prestazione, ma non puntando sulla velocità solo, nella prestazione di maneggevolezza, secondo me. Allora li vedi, ritorneresti a vedere l'abilità dei piloti, cioè non dico tornare all'epoca di Mino, ma di Edith, no, eccetera, eccetera, ma abbastanza umana per tutti. Patrizio, prima ti ho sentito un po' chiacchierare con Arturo, stavi parlando di qualche altro campionato. Sì, e nel weekend si è svolta anche l'8 ore di Bahrain, che praticamente ha terminato la stagione dell'Ibercar di quest'anno e ha laureato per l'ennesima volta, per la settima volta, ottava, non mi ricordo, è praticamente la Toyota vincitrice del campionato Sport Prototipi, Ibercar, bla bla bla, l'MP1, l'MP2. Ecco, mi piace la parola che hai detto, Sport Prototipi, l'Ibercar è già, non squadra bene. E devo dire che la Ferrari è stata ancora penalizzata dopo Le Mans, ulteriormente dopo il Fuji, anche lì per un VOP che secondo me è stato a questo punto un po' troppo duro, e quindi ovviamente l'hanno penalizzata, perché ormai decidono un po' troppo spesso questi regolamenti. Lo uccido adesso o fra un po'? No, aspetta Natale, dai, no. Lo cambiamo col Babbo Natale. Va bene. E quindi lì stava arrivando quarta la Ferrari, è stata sorpassata all'ultimo giri durante le ultime ore dalla Porsche Jota, questo team inglese che ha fatto, mi ricordo, dei risultati interessanti nelle ultime gare, la Porsche terza che ha recuperato, eccetera eccetera. Poi però è stata penalizzata per un'altra follia regolamentare, perché pare che è uscita durante troppo pericolosa per quanto riguarda loro, per l'uscita dai box, una cosa di questo genere, e praticamente gli hanno dato un sacco di secondi di penalità, e a sua volta la Ferrari così è riuscita ad agguantare il terzo posto e quindi ha terminato sul podio. Bene, bravi. Fuoco, che comunque si era comportato con la macchina che aveva più che bene, anche se all'inizio, devo dire, hanno fatto qualche bisboccia tra Ferrari, tra le due squadre Ferrari. È normale. Perché sono andate un paio di sportellate che potevano anche fare la gara. Comunque, è andata così, è andata bene. Patrizio, tu mi insegni che il primo avversario è il collega. Di squadra. È andata bene. Per cui, sai, io mi metto ogni tanto io mi metto nei panni del pilota, non del commentatore. No, certo. E lì ci sta, perché infatti, uno non può...
al di là di chi può arrivare, a meno che sei doppiato, no, chiaro. Come è successo con Verstappen che ha preso a cazzotti in cose più in che occasione. Ocon. Ecco. E anche questo weekend con ha fatto un bella. Alla nostra epoca funzionava così, non c'erano i 5 secondi, i 10 secondi, 4 sciafoni messi bene e dopo vedi che non li tengono. Ma te è successo Arturo? Noi sempre che vedi, sta bene la penalizzazione anche quando uno esce con 10 cm in più di gomma dalla striscia bianca alla striscia rossa, ma chi esamina il perché dovrebbe essere talmente o poco intelligente o tanto intelligente di capire se è stata voluta o se è stata una conseguenza dell'esagerazione. Allora mi pare che sia stata così a tutti, ecco, vedi, le solite cosa in inglese, unsafe release, cioè voglio dire non sicuro ripartenza dalla tua posizione. Posizione, il che vuol dire che probabilmente nella corsia di box mentre usciva è arrivato un altro e lì ci sono quasi picchiati dentro. Allora hanno dato la colpa come al solito al team e gli hanno penalizzato. Allora qui c'è da dire, se avete anche visto, qui scusa, penalizzano il team che sono ai box e non il pilota, ma è un po' un controsenso. Così e puniscono tutte e due, sì. Capito? Ovviamente. Sì. Allora, altre follie. Comunque, a parte questo, devo dire che vedremo l'anno prossimo. Questi ipercar che hanno cominciato a aumentare l'interesse, portano via interesse un sacco di vetture. E devo dire che il lunedì, cioè oggi, dunque, attenzione, la gara si è tolta sabato, quindi automaticamente hanno riprovato, hanno fatto dei test. La Ferrari ha fatto provare un sacco di piloti anche giovani, tra cui una donna, Livadou, quella che io dicevo nella passata puntata che era una delle ragazzine che andava veramente molto bene, che si è comportata molto bene, e vedremo, perché pare che ci sarà una terza vettura. Solo di donne? Non so se solo di donne oppure saranno dei minuti, perché Livadou ha sempre corso anche con degli uomini. Ma vedrai che faranno il campionato femminile, perché c'è tutto un interesse. È brutto da dirsi, economico e spazio. Ma vabbè, ci sono anche degli altri piloti che la terza vettura ci sarà qualcuno sì, che sarà. La terza vettura per me segni che la tengono d'escorta nel senso. No, ma attenzione, qui c'è un'altra cosa da veramente assurda. Uno deve essere un bronze, sì. Uno deve essere una pro am. Quindi come c'è un silver e un allora poi come al solito dovranno trovare che strani questi regolamenti, dovranno trovare diverso dall'altro. E io ripeto, alla bisogna, quando è necessario modificare, accettare, togliere, mettere, lo fanno. Dai, l'ultima volta non abbiamo fatto pronostico per Las Vegas. Guarda, dai Arturo, come dai. Faccio per... ma lì è il casino. Il casino è vero, la città del casino si svolge come normalmente è successo nella stagione, più o meno. C'è poco da dire, poi essendo zona casino, sai, uno tira la biglia e dove cade. Allora se decidono come al solito Liberty Media, che vuole fare qualche stupidaggine perché vuole creare più spettacolo, beh, siamo nelle mani di loro, perché a questo punto uno veramente deve anche pensare a questo. Sono in casa madre. Sono, deve anche pensare a questo, non si capisce più bene se in mano ai vari direttori sportivi, scusami, ai direttori di gara, eccetera, eccetera, che ogni tanto ti combinano, o diciamo non solo direttore di gara, ma tutto sono ciò che manovrati dall'organizzazione. Quindi ragazzi, francamente fare delle cose un po'. Sappiamo perfettamente che il principale, diciamo, per finire la stagione in bellezza, il vincitore probabile è il signor Verstappen, ma però se non è detto. Che comunque io continuo a dirlo da 20 anni, all'epoca la FIA determinava i regolamenti giusti o sbagliati, balestri, balestri no, eccetera, eccetera. A malincuore tutte le squadre devono accettare. Adesso la FIA non fa altro che, siccome è l'organo supremo nel mondo dell'automobile, ratificare quello che decidono i 2-3 costruttori importanti al mondo. Ma soprattutto, soprattutto perché sono spenti da Liberty Media. Parliamoci, io tanto di cappello a loro che fanno un business, certo. Ogni business che aumenta. Io, per l'amore del cielo, sotto quel profilo manageriale, gestionale, chapeau. Però ragazzi, francamente sì, guadagnerà un spettacolo per quanto riguarda, però il resto secondo me è un po' viziato, è un po' tutto. Sì, sì.
purtroppo. Io lo ritengo così, era molto più sano una volta quando effettivamente era più pericoloso. Potrebbero ritornare a avere un po' più interesse se dovessero veramente mettere in veto la via radio. Cioè, è inutile che il direttore del muretto decida quello che deve. Che tra l'altro, un'altra parentesi, già la dissi in qualche occasione. Allora, noi assistiamo a delle interviste di tutti, compreso Toto Wolff, che è il patron della Mercedes, che siccome trattasi di televisione italiana per il pubblico italiano, si è sempre sforzato si dice, non sforzato, no, si è impegnato, dai. Si è impegnato, da quando era già in Williams, patron della Williams, a esprimersi in italiano, anche se magari ci sta qualche errore, perché se parlassi io l'inglese come un italiano avrei comprato uno. E assistiamo a un direttore di muretto, che oltretutto le chi taccano in, perché è svizzero, ecco, è ho già capito di chi stai parlando, certo, io. Il signor Freddy, che parla in inglese al pubblico italiano. Ma lui parla anche l'italiano. Ma non deve. Alle dipendenze ferraristiche, sono modenesi di Maranello, al pubblico italiano, che parlano italiano, lui deve, anche se sbaglia qualche verbo, tanto c'è l'altro che insegna, ma lui deve parlare italiano. Ma lo che cazzo? Guarda, la maggior parte non capisce. Facciamogli arrivare questo messaggio, dai, uno showreel di questa situazione. Purtroppo questa mentalità l'ha imposta un certo Sergio. Va bene, dai. Vuoi che cognome? No, che nell'altra puntata Arturo hai fatto una foto così, Cari amiche e amici, noi vi lasciamo qui, ci ritroviamo subito dopo Las Vegas e la Malesia. Vi mando un bacione, un salutone da Arturio, dai, si fa un sorba sorrisone, un po' carico. Fa niente, facciamola diventare giornata, dai. E Patrizio, ciao a tutti, alla prossima. Alla prossima. Pronti via? Bravo. Via, pronti via alla prossima. Arturo, dovevi parlare in italiano? L'hai appena detto? Ma mi dice la proscenne, l'avevi appena detto tu. Certo, ma ormai è diventata così. Si è coinvolto. Mi hanno coinvolto, ma non è giusto. Del disegno dialetto, se vedono la prossima volta. Tutta volta. Brianzola. Sono Brianzola. Io sono Comasco, è del lago, sono un laghe. Pronti? Via!